Alex Semiase, come risolvere il cubo di Rubik parte prima. Allora, prime nozioni. Questo si chiama F, frontal. Qua sopra, up, right, R, left e down, D. Se negli algoritmi troverete R1 vuol dire che è antiorario, quindi R normale è così in avanti, R1 è giù, antiorario, F orario, F1 antiorario, U orario, U1 antiorario, left si può fare left su, con la freccia su, e left giù, quando deve andare giù. Ora, non muovete il cubo così, la parte bianca sta sempre sopra, la parte bianca la troverete se c'è il quadratino bianco qui, questa sarà la parte blu, questa qua la facciata rossa, questa la parte verde e questa la faccia gialla. Ora, tecnica a strati, la più semplice. Come comporre il primo strato? Semplice, dovete fare una croce bianca che adesso io scompongo e potremo farla insieme. Allora, dove c'è l'adesivo? Comunque, iniziamo dalla parte bianca che è la più semplice. Fate una croce bianca e qua non ci vogliono algoritmi, bisogna usare solo la logica. Quel poco di logica che serve a fare una croce bianca. Quindi io tirerò su, qua, qui. Questa qua andrà così e qua. Ok. 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 Questa è una croce bianca, però non basta farla così, bisogna che sia orientata, quindi deve essere verde, verde, arancione, arancione, rosso rosso, in quando vi troverete in questo caso non fate altro che girare il tutto, capovolgere, fare andare sotto il bianco, tenere fermo il blocco e spostare finché non arriva al rosso e poi girare sopra. Ora abbiamo rosso, verde, arancione e manca il blu. Il blu è già qua sotto, quindi lo fate andare semplicemente sul mattoncino blu. E poi roteate il tutto, vedete? Ora è blu, arancione, verde e arancione. La croce è fatta. Questi si chiamano spigoli e questi sono gli angoli. Ora andremo a fare gli angoli. Allora, per fare gli angoli dovete portare il mattoncino che serve sotto rispetto al punto dove dovrebbe andare il mattoncino. Per esempio, qui andrà il mattoncino arancione verde per fare il primo strato ed è questo qui, vedete? Però non può stare qua sotto, lo dobbiamo tirar fuori. Per tirarlo fuori lo mettete sotto alla colonna vuota, roteate, lui va da questa parte, lo tirate fuori e tirate su, vedete? Lui è uscito, è qua. Lo mettete esattamente sulla colonna dove deve inserirsi, qua. Lui, il verde e l'arancione si deve inserire qua, nel verde e l'arancione qua dentro. Lo mettete sempre sotto. Quando è a sinistra, muovete il blocco a destra, così. Tirate su e riportate il blocco in posizione originaria. Questo quadratino è andato al suo posto. Stessa cosa con questo, qua abbiamo il verde e il rosso, andiamo a cercare il verde e rosso è qua, quindi lo dobbiamo portare giù, sgranate, si trova sotto, sotto non va bene perché si deve trovare in faccia a voi, quindi lo portate qua sotto, fate così, lo sgranate e lo riportate su. Ora il verde e rosso lo andrò a portare sotto la colonnina dove deve andare a posizionarsi. Vedete qui lui come un ascensore salirà qua con questo, sempre tecnica gru. Tenete fermo F, spostate il blocco, tic, e poi riportate su. Riportate il blocco e questo è andato a posto. Ora,
questo qua sotto non va bene, allora portiamolo in faccia come vi ho fatto vedere prima. Lo portate sotto la colonna vuota, sgranate, lui va di qua, lo tirate fuori e riportate sotto. Rosso blu deve andare sotto la colonna giusta perché deve posizionarsi qua. Rosso blu, fate così, tac, tac e tac. Ora abbiamo il blu arancione che è già posizionato qua sotto, vedete, lo mettete sulla colonna che serve, sposto il blocco a destra, tiro su e risposto su, vedete, sta venendo fuori, ora, anzi è venuto fuori. Quando lo trovate qua il mattoncino bianco, spostate il blocco a destra, quando invece si trova qui spostate il blocco a sinistra e poi tirate su. Comunque la croce bianca è un po' di logica, dovete esercitarvi a fare una croce bianca, così, primo strato, voi vi esercitate, qua non ci vogliono algoritmi, solo un po' di manualità, ricordatevi di impugnare il cubo e non perdervi girandolo a 360 gradi come una trottola, se lo tenete così rimanete sempre così, ok? Adesso passeremo al secondo step, come fare il secondo strato. Ciao ragazzi, non vi preoccupate, imparerete a farlo.